Bentornati mio ombre in un nuovo episodio su Splatoon 3. Siamo ufficialmente nella seconda zona, ovvero la fabbrica Pace e Quiete. E nei precedenti episodi abbiamo completato la prima zona al 100%. Se vi siete persi qualcosa, naturalmente vi invito ad andare a recuperare i video. Vi lascio i link qua sopra nella descrizione. Per quanto riguarda qua i potenziamenti, non ne posso sbloccare ancora neanche uno perché ci servono 3 Sardinium, che spero troveremo in questa nuova zona. E quindi iniziamo e partiamo dal primo livello, da quello che ci si presenta davanti, che è... Sì, andiamo. Gira tutto. Via, let's go. Abbiamo pochissime uova al momento, ma... Per forza, insomma, sono gli avanzi della zona precedente. Abbiamo visto anche che alcune melme pelose non sono obbligatorie per finire la zona al 100%, però le hanno messe così per dar fastidio, in realtà, per farti sprecare uova. Quindi bisogna stare attenti da questo punto di vista, altrimenti andranno rifatti i livelli. Allora, quale arma proviamo quest'oggi? Mini Splatling Granata, che è l'arma... Sì, ok, la bomba. Andiamo. Più o meno so com'è, nel senso avevo già provato una specie di minigun nel 2. Però torno a ripetere, mi piace cambiare. E così abbiamo modo di provare un po' più di cose. Qui si può mettere qualcosa? No. Ma qua su c'è qualcosa? In realtà sembra di sì. Sembra ci sia qualcosa, ma non ci possiamo salire da qui. Decisamente no, quindi ci sarà il modo più avanti, speriamo. Rispetto alla minigun che avevo utilizzato io, questa è molto più veloce anche per ricaricare. Avrà meno, immagino, potenza di fuoco, però comunque non è male, vi dico la verità. Forse è caso di tagli il salmonello, non ce l'abbiamo, cavolo. Allora, giriamo di tutto intorno, però per prima cosa dobbiamo... creare un po' di... Eccoci qua. Oh! No, l'ho preso solo. Non ci voglio credere. Con una goccia. Mi sta ancora vedendo. Ti giri? Ok. Bisogna fare piano. Bene. Questo era più furbo del solito. Tutti gli altri. Un punto potenziamento, questo ci tornerà utile. Checkpoint. Yuhu. Allora, lì intanto c'è qualcosa. Riesco a prenderla anche da qua. Molto bene. Ah, perfetto, era di sotto. Ottimo. C'è qualcosa qui? No. Armatura. Fa sempre comodo. Lì c'è un fantastico amico. Allora, qui bisogna sfruttare bene i muri, eh. Purtroppo questa bomba toglie veramente poco, però ce l'abbiamo fatta. Wow, cecchino. Ha una portata non indifferente. Forse è meglio preservarlo per quando serve davvero? Sì, preserviamolo. Se ce lo dice, evidentemente significa che è meglio utilizzarlo dopo, quando saremo di sopra. Perché portata non indifferente, ma non so fino a che punto. Non credo che da qua giù riusciremo a colpire i nostri nemici. Quindi avanziamo un po', va? Ok. Wow. Possiamo sparare un po'. Ok. Saliamo. Allora, imbratto un po', eh. Dunque, ci arriveremo da qua? Con la nostra super arma? Bella domanda, non lo so. Posso provare, ma... Wow. Via! Via! Questo fa male, se ci colpisce.
senza armatura di sicuro ci one shot. Se riuscisse almeno a colpire quello lì piccolino, farei meglio. Però siamo troppo lontani. Vai, prova adesso. Bene. No, è finito. Via. Oh mio Dio. In realtà non so se ha un numero di colpi o se c'è semplicemente il tempo. Quindi se lo devi utilizzare entro il tempo, prima che sparisca, intendo l'arma speciale. Ci ho fatto caso. Però, ok. Ok. Con tutta calma, tanto a me del tempo non me ne frega assolutamente nulla. Mi basta finire il livello. Adesso sei nostro. Oh. Ok, ce lo siamo giocato bene, secondo me. Intendo l'arma, ce la siamo giocata bene. Anche perché il livello è finito, quindi direi di sì. Bene. Allora, adesso devo solamente saltare via. Oh. Insidioso questo livello, insidioso. Insidioso. Nemmeno troppo facile, dire la verità. Tempo tanto, ma va bene così. Di sicuro ci sono tecniche più avanzate, più sopraffine per portarlo a, per portarlo a termine, perché potarlo. Però è andata, va bene. Con ogni mezzo. Ehi, il tuo amichetto ha trovato qualcosa. Allora, lanciamolo. Perché lui, vedete, ci dice... forse lui ci dà proprio il consiglio su quale melma rimuovere. Probabilmente qui o c'è un collezionabile o non so. Perché sbrilluccica lì così? Va bene. Allora io salgo. No, no, basta. Salgo e guardo. Perché mi diceva lì però? Cosa sta puntando? Secondo me ho sprecato le mie prime uova. Forse ci può essere qualcosa qui, ma quello lo vedremo dopo. Adesso direi che è meglio andare a completare i livelli. Quelli disponibili. Ok, secondo livello, studio sull'assorbenza. Vai. Raggiungi il traguardo con le spugne. Spugne? Non ho ben capito la funzione di Salmonello, perché dice, ok, ha trovato qualcosa, lo lanci, si inchioda in una posizione, ma... non ho capito il perché in realtà. Allora, questa è una specie di cecchino. Vai. Queste possono fare le capriole. Questa è un'arma tosta anche per il multiplayer, ma bisogna assolutamente farci la mano e l'abitudine. Però si possono fare tante belle cose. Ok. Ora mi guardo anche intorno, tanto rimuovo questi nemici. Via. Lancia razzi? No, adesso no. Perché di questo? Ok. Allora, da dove saliamo? Forse dal di là. Ah, qui. Ok, c'è la spugna qui. Quindi abbiamo capito che i collezionabili comunque dentro ai livelli non ci sono, ma sono tutte all'esterno, le cose. Perfetto. Bene. Lì c'era qualcosa? C'è una cassa. Mi sa che ci si va da di sopra, ok. Vabbè, intanto l'ho rotto. Ok. Era giù, vero? Era qua. Sì.
Alle uova non diciamo mai di no assolutamente, perché tanto ce ne serviranno un bel po'. Perfetto. Via. Queste si potevano utilizzare come parete per bloccare i colpi, ma... Oh! Oh, cavolo! L'avevo visto. Si insinuano dappertutto. Yahoo! La guerra te la do molto volentieri. Questo, speriamo di aver preso tutto, sembra di sì, però via l'ultima parte. Opla. Già, è vero. Avevo anche l'arma. Ups. C'era qualcos'altro qua? Mi sembra di no. Possiamo... completare il livello. Bene. Missione completata. Studio sull'assorbenza. Molto bene. Ah, un po' di pratica. Se volete fare una cosa ancora più hardcore, cercate di finirlo nel minor tempo possibile. Studio dell'assorbenza. Abbiamo studiato bene. Dunque, adesso io direi che possiamo andare qui. Il tuo amico Mirino. Vedo che ci sono già diversi livelli sbloccati, il che è un'ottima cosa. Ho anche visto con la coda dell'occhio un collezionabile. Dopo lo prendiamo. Allora, sweeper. Sono quelli di prima, però fatte diverse. Ok. Ah, allora non lo so, sono quelli di prima, va bene. Secchiostro con la granata e il Nautilus con la granata. Il Nautilus... queste tre... qui ci suggeriscono questo. Prendiamo questo, dai. Il secchiostro. Più o meno sapevo già la sua funzione. Ok. Bisogna distruggere tutti questi? Che sfiga. Ok. Abbiamo mancato un anello, ma amen. Wow. Credo che se non si rompono tutti, tipo, si rischia di non andare avanti e di cadere di sotto, tipo. Penso, penso. Come ricarica? Morto. Oddio! No! Sto sprecando, voi non avete idea di quante uova. Credo di aver già rifatto 4 volte, quindi sono morto un macello di volte. Cioè, è tipo...
la cosa più difficile che io abbia mai fatto all'interno di Splatoon, anche sul 2. Cioè, sto cacchio di cosa nel centro non si rompe. Non si rompe. Allora, una volta distrutti questi qui verdi, ecco, se ne va. Oh, finalmente. Ci voleva così tanto? Eh sì, ci voleva tanto, ve lo garantisco. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Quante vite ho perso. Troppe. Ma soprattutto quante uova ho sprecato. Sembra facile. No, sembra facile, ma... Oh, non riuscivo a rompere con l'ultima cassa. Vabbè, tutto è bene ciò che finisce bene, però se siamo già così su di giri al secondo livello, siamo messi male. Ok. Perfetto. Quasi. Allora, ecco il collezionabile che avevo visto prima. Disco d'oro, molto bene. Do un'occhiata velocissima anche di qua perché non ho controllato se c'è qualcosa. Allora, questa qui secondo me non conviene toglierla. Oppure sì, per andare di là. Però no, non conviene. Secondo me quella ce la possiamo tenere per ultima, perché comunque non va a bloccare alcun livello, in quanto lì ci si può salire salendo lì sopra. E là c'è un livello. Allora, do un'occhiata prima qua, se c'è già qualcosa qua, altrimenti... Ok. Ok. Finiremo al 100% anche questa zona, eh. Assolutamente. Bene. Bene. Non ho letto il titolo del livello, vediamo... Vediamolo adesso. Itinerario con interruttori. Trova e attiva tutti gli interruttori nascosti nello scenario. Splasher, Splasher, Elite. E bomba splash. Mi piace quest'arma in realtà. È tipo un fucile d'assalto. Arriva anche bello lontano. E mi ha preso. Se scatti con l'interruttore manderai ogni blocco a riunirsi con i suoi amici. Che bello. Solidarietà ai blocchi che si vogliono riunire. Ok, abbiamo questa bomba qui. Dimenticavo. Porca vacca. Oh. Non mi faccio splattare da questi perché sarebbe il colmo. Non mi faccio splattare, insomma, ci provo. Allora. Andiamo giù. Non è che bisognava rimanere sopra quella piattaforma per andare di là. Spero di no. Ok. Spero non ci tirino uno scherzetto. Oh, calmo. Ok. Questo si apre. Questo fa così. Mi sa che quello lì deve venire su, tipo. No. Non sto capendo. Ho dimenticato qualcosa? Ah. Ah, ok. Bisogna alzare il ponte, forse. Però qui ci sono già venuto, c'ero prima. Bene. Come cacchio si alza il ponte? Non vedo niente qua. Cosa ho mancato?
No, indietro non ci fanno tornare, quindi non ho dimenticato roba indietro. Oh. Mi sono già bloccato diverse volte, vi devo dire la verità, in questo gioco. In alcuni livelli. Sono stati abbastanza rognosi, ma perché non si capisce bene cosa devi fare. È tutto lì, non è... Eccolo, vedi? Porca miseria. Infatti, bel posto, davvero. Bellissimo. Ci piace comunque che abbiano aumentato un po' la difficoltà. Più che dei nemici veri e propri, degli enigmi ambientali. Cioè, nel senso... Devi fare un po' più di fatica, ma neanche. Ce n'è un altro nascosto, di nuovo. Ah, finiremo nell'anno del mai qua. Eccolo. Shadow, ma ti guardi intorno una buona volta? Oh, finalmente. Adesso ce l'hanno detto. Li abbiamo trovati tutti. Wow. Bello. Fammi vedere qua se c'è roba. Sì, sì, ho sentito. Ma mi sembrava un buon posto per nascondere qualcosa. Super velocità. Ok, era facilissimo questo livello. Veramente facile. Però, mi raccomando, quando andate in giro, aprite gli occhi. Bene, terzo livello fatto. Allora, in questa zona dovrebbero essercene 8 più il livello boss. Finalmente ci sarà il boss. E quindi io ne farei o un altro o altri due, forse. Perché poi il boss ci porta via del tempo. Quindi ci porterà via del tempo. Penso, sì. Dove andiamo adesso? Allora, innanzitutto ho visto che qua si può salire. Quindi proviamo a salire. Ci sarà un livello, immagino. Wow! Tutto molto bello. Wow! E infatti, eccolo. Quello è il boss? Mi sa di boss quello lì. Striscia, blocco, serpe, striscia. Blocco, serpe. Vai! Poi dopo guardiamo anche che numero sono esattamente questi livelli, perché di sicuro non sarò andato in ordine, però comunque. Tanto l'ordine è relativo, ognuno li fa nell'ordine che preferisce. Secchiostro, no, basta, secchiostro, tinturicchio. Andiamo con questo, vai. Mi va di giocarmela un po' con l'arma classica, se la vogliamo chiamare così. Boom. Oh. Ok. Si vola. Si ritirano in pochi secondi. Ok. No, aspetta, fammi prendere tutto. C'è dell'altro? No. Allora, qui vedo più vie. Iniziamo da questa. Che non è niente. Bene. Oh. È Tetris. Questi blocchi qui sarebbe bello se li mettessero anche nel multiplayer, in modo che entrambe le squadre li possano utilizzare verniciandoli. No, ho sbagliato, vabbè. In realtà volevo fare così, ma ho lanciato la special. Che chi se ne frega. Vai. Yahoo. I sensori, in fin dei conti, li uso più per su e giù. Destra e sinistra mi andrà a usare... La rotella, l'analogico. Oh, oh cavolo.
Oh, aspetta, non ero pronto. Ok. Aspetta, perché questo va di qua? Ah, beh, perché c'è quella lì? Oh mio Dio, si crede tutto. No, ma come? Ma what? Ma stai calmo. Torna da me. Ma perché è l'ultima? Ah, ok, l'ultima parte era qua già. Sbaglio io. Ah, perfetto, non era. Non era facoltativo. Non era facoltativo. Tutt'altro. Andiamo, andiamo, andiamo. Che ansia però. Vai, 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 vai. Ok. Perfetto, devo ritornare di là. Ottimo. Aspetta. Però su quelli lì io ci posso salire, giusto? Cioè, quando si sono ritirati completamente, sì. Ok, ho fatto. Oh, che ansia! Ansia tremenda. Ansia terribile. Bravo, andate da lui. C'è da me. Salmonello serve soprattutto come cavia. Mi spiace per lui, ma... Qual è quello... da pigiare. Ecco. Ok. Ah beh, devo semplicemente ritirarli tutti. Non... Ah, fermi, no, no, aspetta. Infatti dicevo, cacchio serve. Ok. Uova. Visto che prima ne ho perso un po'. Andiamo! Non mi sono girato indietro nell'ultima parte. Ma non c'era niente. Vai! Ok. Missione completata. Striscia blocco serpe. Striscia. Il blocco serpe. Una serpe di blocco. Adesso voglio assolutamente leggere l'elenco dei livelli per capire a che punto siamo. Sardino, ma ancora niente. 1, 2, 3, 4, 8. Ovvio. Perfetto, quindi ne ho fatti 5. Bene, direi che ci possiamo fermare. Però l'unica cosa che vorrei fare... Allora, lì si va, secondo me è il livello boss quello. Oh, Sardinium. Ops, come ci arrivo lì però? Dalla sopra, forse. Vabbè, tanto mi devo buttare comunque di sotto perché... Perché sì, ma non ci arriverà mai, infatti. Ok. No! Ecco, abbiamo visto cosa succede. Non mi toglierà le uova, giusto? No. Ok. No, volevo semplicemente andare giù senza però cadere sulla melma. Ma allora sono un pirla però, Porca miseria. Ti tolgo adesso, te. Dove sei? Volevo tornare indietro. Mi fate tornare indietro? Che poi in realtà credo che si possano selezionare i livelli da qua. Tipo, se io voglio andare qui... Tac, esatto. Questa cosa, tipo... Ci ho fatto caso dopo off-cam e vabbè. Mi faceva risparmiare un po' di tempo in certe occasioni, ma tant'è. Allora, dicevamo, voglio ritornare un attimo qua. Per capire se c'è qualcosa di interessante da sbloccare. Allora, qui quello no, là di là. Qui per il momento direi di no. A me più che altro interessano i livelli. Quindi andiamo a vedere se c'è qualche livello bloccato dalla melma. Poi toglieremo anche tutta la melma quando sarà il momento. Salmonello, cerca di dirti qualcosa, dici.
Lui non ho capito se punta ai collezionabili o cosa. Allora, io vorrei togliere questo, non so perché, ma mi va di toglierlo. Mi dà fastidio qui. Ok. Eccone uno. Perfetto. E qui c'è anche il nostro prossimo livello. Direi che ci fermiamo qua, se siete d'accordo. Poi bisogna fare un bel po' di pulizia per quanto riguarda la melma, perché ce n'è un'infinità, ma volendo questa la tolgo. Lo so, avevo detto che non li sprecavo. Forse questa è un po' sprecata, in effetti. Ma va bene. Non c'è niente, infatti, sotto. Sprecatissima, non la togliete quella. Allora. Passo pesante. Passo pesante. Porca vacca. Ci fermiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, come sempre, sapevo, riconosco i miei polli. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao. Mi salgo? Porca vaccaccia. Vabbè. Yahoo!